Sono Elisabetta Fruci della Filcams CGL di Catanzaro, siamo qui a manifestare per cercare di sensibilizzare la situazione di 24.000 lavoratori ex LSU e appalti storici in Italia, 1.300 in Calabria e un bacino di più di 150 solo nella provincia di Catanzaro. La situazione è veramente seria perché dal 1 marzo questi lavoratori non avranno più un posto di lavoro, verranno allontanati dalle scuole, praticamente si prospetta forse, ma ancora non è sicuro, un mese di proroga, dopodiché si spera ancora in un'altra proroga fino a giugno o nell'eventualità o di stabilizzazione o di un'altra eventuale subentro di un'azienda che dovrebbe riassumerli, si pensa anche ad orario ridotto con uno stipendio di, se va bene, 350 euro, se dovesse andare bene, con anche orario ridotto fino anche a 15 ore settimanali. Quindi la situazione è seria, molto grave. L'emergenza non riguarda soltanto i 150 lavoratori, ma anche gli studenti, gli alunni e quindi una situazione grave anche a livello di igiene e di ambiente all'interno delle scuole. Stiamo vivendo questo dramma che è iniziato 15 anni fa e a distanza di 15 anni ci troviamo con le lettere di licenziamento già in mano. Cerchiamo questo intervento al prefetto per sintetizzare questa problematica, perché 24.000 padri di famiglia rischieremo di restare a casa. Anzi, poi se saremmo riassunti dalle cooperative che dovrebbero subentrare, avremmo un taglio del 50% come stipendio e un aumento di metri dagli attuali 800 metri quadrati di pulizia a 1.250. Quindi credo che siamo in una situazione veramente drammatica, e nonché abbiamo ricevuto telefonate anche da colleghi che, se perdono questo posto di lavoro, tentano veramente, stanno per tentare il suicidio perché sono monoreddito.